moltiplicarsi e diventare anche in questo caso patogeni e dare delle infezioni. Andiamo a vedere come si trasmette l'infezione, perché per noi è importante questo, sapere come si trasmette per poi. È giunto al termine il 50° corso di formazione e aggiornamento per volontari dell'AVO di Nocera Pagani, un importante traguardo per l'Associazione di Volontari Ospedalieri. L'ultima lezione ha approfondito il tema della terapia del dolore e delle cure palliative, dalla presa in carico del paziente fino al ruolo determinante di un'equipe multidisciplinare. L'associazione è costituita da persone che dedicano gratuitamente parte del loro tempo al servizio dei malati durante la degenza in ospedale o che vivono nelle RSA, portando supporto umano soprattutto a chi si ritrova in solitudine. Noi siamo stati fermi purtroppo per il Covid per 3 anni, e dopo abbiamo di nuovo messo in moto la possibilità di diventare volontario AVO, perché a presto ritorneremo nelle corsie di nuovo da dove abbiamo lasciato i nostri 3 anni fa, e praticamente con nostro orgoglio ho visto che c'è ancora tanta disponibilità di fare il volontariato. Infatti abbiamo 20-25 corsisti che si sono offerti per poter mettere in atto questo corso, per cui i tempi sono cambiati, le formazioni sono diverse e praticamente abbiamo dovuto un po' allargare le vedute come formazione, quindi abbiamo medici, epidemiologi e quant'altro, e psicologi. Il nostro reparto è un reparto molto importante, un reparto di punta in tutta l'ASL, in quanto noi ci occupiamo della terapia del dolore, delle cure palliative di tutta l'area nord. Quindi abbiamo 200-250.000 persone da poter assistere, e in più assistiamo soprattutto a persone che vengono dalla Napoli 3, da Castellammare, da Torre Annunziata e anche da Pomigliano d'Arco, da Tersigno. Noi, il nostro lavoro consiste in questo: noi curiamo pazienti oncologici soprattutto, perché Pagani è un centro di terapia del dolore oncologico, ma soprattutto pazienti non oncologici, quelli che praticamente sono affetti da un dolore cronico benigno. Quindi nell'ambito dell'AVO sono i cosiddetti pazienti fragili, pazienti che hanno perso la loro autonomia, pazienti che stanno perdendo anche la loro dignità se si trovano in una situazione sociosanitaria un poco scadente, se si trovano in una famiglia che non può praticamente permettersi, diciamo così, delle risorse economiche. Il ruolo dello psicologo è quello di dare sostegno non solo al paziente fragile, al paziente malato, oncologico e non oncologico, ma con un dolore cronico benigno, ma noi supportiamo anche la famiglia del malato, perché ovviamente quando avviene, una diagnosi di una malattia infausta, quello che si va a modificare è anche il sistema familiare, quindi il sistema si deve riadattare alle esigenze del paziente malato, e a volte la famiglia va in tilt perché non sa come muoversi. Il nostro compito è quello di dare sostegno anche alla famiglia, non solo al paziente. Nel nostro ambulatorio i pazienti arrivano già in una fase già diagnosticata, però esistono delle tecniche specifiche, soprattutto oggi si usa la medicina narrativa, e ora sto pensando a una famiglia in cui c'è un bambino e la madre o il padre hanno una malattia oncologica e/o ematologica. E la medicina narrativa che cos'è? È l'utilizzo di alcune storie che possono favorire la comunicazione di nozioni prettamente mediche. Dobbiamo comportare in un certo modo e mantenere